Questo secondo video invece è dedicato all'editoria in generale, dove abbiamo una raccolta molto interessante che è quella dell'almanacco, dove anche qua l'almanacco è tutto di bella qualità, cominciando anche dagli anni 50, come possiamo vedere, tutto ben conservato, decisamente ben conservato. Sì, vabbè, ci sono le fioriture e così via, ma stiamo parlando anche di edizioni la cui qualità della carta e di stampa a suo tempo era economica. Quindi ci sta che col tempo possano essersi scuriti un po'. Come vedete, 56, 57, 58, 60, 61 è tutto elencato nel lotto, fino ad arrivare praticamente agli anni nostri. Molto bello, molto interessante questo di qua. Per poi passare a questi qua, ad esempio. Calcio italiano. Sono delle pubblicazioni che sono state fatte apposta da Newton Compton Editori, anche qua descritto, con immagini, giornate, tutto quello che riguarda il calcio, la Coppa del Mondo. È qualcosa anche qui abbastanza particolare. Ad esempio, questo è un lotto unico. 2, 4, 6, 8, 10, 11 volumi con una base di 50 euro. Per poi andare qui alle riviste. Forza Milan. Anche qua lo stato di conservazione è sempre eccellente. Abbiamo il Guerin sportivo. Tutti questi indicano il lotto, queste colonne sono praticamente le riviste messe in ordine secondo il lotto di cui stiamo parlando. Suddivisi per anno. Qua che cosa abbiamo? Lo sport. Io vado sfogliando così giusto sempre per farvi vedere la qualità, che è ottima. Poi abbiamo calcio illustrato. Questa è quella del 66. Molto interessante per tutti gli studiosi e gli storici del calcio, per i musei. Per i musei, per archivi, perché sicuramente c'è roba che non si trova facilmente, soprattutto in alcuni casi, come descriviamo con questa completezza e con tutti questi anni, eh. Come anche abbiamo qua il Super Mondiale, edizioni speciali. Ok, e qui continuiamo sempre con le varie riviste, Sport Illustrato, lo Sport del 57, qui per chi fa musei e archivi, veramente qua c'è un patrimonio che è un peccato che vada a finire al macero.